Buon pomeriggio a tutti, vi do il benvenuto a nome del Polo Cittativa per l'Astigiano e l'Albese, il Museo di Cisterna, la FRA, l'AIMCE di Asti, la Libreria Il Pellicano. Vi invitiamo ai nostri prossimi appuntamenti. Ringraziamo innanzitutto il professor Mario Graziano che ha voluto essere di nuovo con noi oggi e oggi pomeriggio discuterà con Edoardo Angelino del Cimitero degli Imperi, una geopolitica dell'Afghanistan. Il prossimo incontro sarà in presenza, se non nevica, mercoledì 8 dicembre 2021 alle ore 16 presso la chiesa parrocchiale Santi Gervasio e Protasio di Cisterna d'Asti. Si parlerà di poesia con il professor Giovanni Tesio. Titolo dell'incontro è La scia della stella, un Natale in poesia. Per finire, Valeria Paola Babini presenterà Parole armate, le grandi scrittrici del Novecento italiano tra resistenza ed emancipazione, l'incontro organizzato in collaborazione con l'ISRAT e l'autrice ne discuterà con la professoressa Nicoletta Fasano. E lascio ora la parola a Edoardo Angelino. Buonasera, mi sentite? Almeno sentire sì. La Sì, ti videocamera sentiamo ma sì. non ti vediamo. Ok, a Sì. posto. Va bene, qualche piccola difficoltà. Beh, innanzitutto saluto Mario, ci conosciamo da parecchio tempo e sono contento ovviamente di essere stato invitato a questo incontro sull'Afghanistan e non voglio rubare molto tempo al relatore, ovviamente. Introduco brevemente il discorso con una citazione di Gastone Breccia, un libro molto agile sulle guerre afghane, edito dal Mulino pochi anni fa. Inizia appunto dicendo: L'Onnipotente, il misericordioso, contemplò il mondo creato, ne fu soddisfatto. Ma si accorse che gli avanzava ancora un mucchio di pietre e con quelle fece l'Afghanistan. Credo sia una citazione afghana, però diciamo che è calzante, nel senso che per introdurre il discorso butto solo alcune note sulla geografia afghana. È un paese che è grosso il doppio dell'Italia, più di 600.000 chilometri quadrati. Nel cuore dell'Africa ed è prevalentemente montagnoso. C'è una grande catena, quella dell'Indo Kush, che praticamente taglia l'Afghanistan a metà in direzione est-ovest. Da questa catena se ne stacca un'altra, quello dei Monti Sulayman, che arriva poi in Pakistan, che sono l'origine di un sacco di problemi praticamente. Quindi dal punto di vista climatico, la latitudine è più o meno quella metti tra Tripoli e Palermo o qualcosa del genere, però nel cuore dell'Asia, il che vuol dire estati molto calde, inverni molto freddi, un'orografia estremamente tormentata, un sacco di montagne con fiumi anche importanti che vengono fuori da questo Afghanistan. Ma con delle grossissime difficoltà a muoversi e anche a viverci, tutto sommato, perché gli spostamenti sono appunto estremamente difficili e con quel clima è un mondo sostanzialmente povero, è sempre stato un mondo povero. Un mondo povero e negli ultimi secoli anche abbastanza isolato. Quando arrivarono i primi inglesi, appunto, arrivarono lì un po' per curiosità, e sempre la tradizione afghana dice: prima arrivò un inglese per una battuta di caccia, poi ne arrivarono 100 per commerciare, poi ne arrivarono 1000. Forse avremmo dovuto uccidere il primo inglese che era entrato. E questo la dice abbastanza lunga su questa realtà. Per quanto riguarda poi tutto il resto, le etnie, i linguaggi, eccetera. Vi lascio al relatore che ho visto nelle slide, appunto, ne parla diffusamente. Poi magari intervengo dopo.
per chiacchierare, fare qualche domanda eventualmente. Per adesso è meglio che mi taccia e ascoltiamo Manlio Graziano. Allora, buongiorno, io non vedo le diapositive, quindi adesso sono piuttosto cieco. Se vediamo un po', niente, non vedo nulla. Vediamo un po' se... Niente, vedo uno schermo. Eccoci qua. Che brutto, come è venuto... Mi ha cambiato tutti i caratteri. Vabbè, pazienza. Allora, possiamo cominciare questa presentazione. Grazie per avermi invitato. Allora, l'idea era di presentare l'Afghanistan tramite questa definizione che è stata data di cimitero degli imperi. Bisogna però capire perché, cioè perché gli imperi vanno in Afghanistan. Visto la presentazione che ha fatto Edoardo adesso, non dovrebbe essere assolutamente interessante andare in una pietraia freddissima di inverno e caldissima d'estate, dove non c'è niente da trovare o quasi niente. E questa è una prima domanda. La seconda domanda è perché gli imperi cadono in Afghanistan. E questo è valso per gli inglesi che hanno perso 3 guerre in Afghanistan, per i russi che hanno perso la guerra dal 79 all'89, per gli americani che sono scappati via con la coda fra le gambe dopo essere stati presenti 20 anni in Afghanistan dal 2001 al 2021. Passiamo pure alla successiva. La geopolitica ovviamente può tentare di offrire delle risposte. Come diceva Edoardo, l'Afghanistan è prigioniero sia della storia che della geografia, per la sua posizione di frontiera tra le steppe dell'Asia centrale e il mare arabico, se vogliamo, fra l'altopiano iranico, di cui le ultime appendici attraversano interamente l'Afghanistan e il subcontinente indiano. Quello che è importante, come vedete nell'illustrazione nella cartina in basso, è in una posizione cruciale tra quattro imperi storici, imperi storici: la Russia, la Persia, l'India e la Cina. E questo probabilmente comincia a dare un'idea un po' della sua importanza. Inoltre, bisogna tener conto del fatto che per i russi, lo dirò poi successivamente ancora, l'unica possibilità per diventare una potenza è quella di accedere a dei mari navigabili tutto l'anno e dei mari utili possibilmente. Quindi diciamo che tutta la progressione verso sud dell'impero russo nel XIX secolo ha questa giustificazione, tentare di arrivare all'Oceano Indiano. L'Afghanistan è, come potete vedere, la porta d'accesso più prossima per l'impero russo e per le sue varie incarnazioni, compresa l'Unione Sovietica, che arriva per l'appunto fino alla frontiera con l'Afghanistan. Oggi non è più il caso per la Russia perché ha perso tutti i territori dell'Asia centrale, quindi si trova molto più distante di quanto si trovasse prima. Però l'interesse fondamentale della Russia per l'Afghanistan è questo. Possiamo muovere. Successiva. Allora, questo asse ovest-est è l'asse attraverso cui sono arrivate tutte le invasioni in Afghanistan nei secoli, da Alessandro Magno agli arabi nel VII e nell'VIII secolo, che però era già una direttrice persiana, era la direttrice attraverso cui fin dal secondo millennio avanti Cristo era arrivata l'influenza indoeuropea, l'influenza persiana. Sapete bene che questa influenza arriva fino alla parte nord dell'India, fino al Bengala, compreso il Bengala, e divide in due l'India, in un nord indoeuropeo e in un sud dravidico. Questa influenza persiana permane ed è determinante in Afghanistan. Voi vedete intanto sulla sinistra la carta dell'altopiano iraniano, che comprende, dunque, che arriva fino a tagliare a metà il Pakistan. Vedete in fondo l'Indo, il fiume, e potete anche vedere che le lingue iraniane sono lingue che sono presenti su tutto l'insieme dell'altopiano
iraniano. In particolare quelle che ci interessano sono il Farsi, che è la lingua persiana parlata in Iran, il Dari e il Tagico. Perché sono importanti? Perché in realtà si tratta della stessa lingua. Il Dari è la lingua più parlata in Afghanistan, anche se l'etnia dominante, lo vedremo in seguito, è l'etnia Pashtun, che parla un'altra lingua, che è il Pashto, sempre di origine iraniana, ma molti Pashtun parlano il Dari, perché il Dari comunque ha una sua importanza anche storica e culturale, perché è stata la lingua dell'impero indiano, dell'impero mogul, è stata una lingua a lungo anche dell'impero ottomano, ed è quindi una lingua che ha una sua importanza maggiore. Possiamo passare. E quindi questa influenza iraniana fa sì che, da un punto di vista storico e culturale, l'Afghanistan appartenga al mondo iraniano. Però al tempo stesso, io vi ho messo alcune carte, poi naturalmente potete anche diffonderlo, questo quando l'ho passato in PDF, poi anche diffonderlo, così lo potete vedere con più calma, perché l'Afghanistan è stato dominato anche da dinastie turco-mongole, ed è stata la culla dell'impero mogul. La prima capitale dell'impero mogul fu per appunto Kabul. Da un punto di vista religioso è considerata la patria dello zoroastrismo, anche lì ovviamente ci sono discussioni, ma in seguito alla spedizione di Alessandro Magno furono venerati su quel territorio anche degli dei greci, e poi dagli inizi della nostra era, dalla fine dell'era anticristo, all'epoca dell'impero Maurya indiano, vi fu importato il buddismo, che divenne la religione dominante in quello che oggi è l'Afghanistan, che ovviamente voi vedete anche in queste cartine che è molto diversa la configurazione della regione. Possiamo passare. Quindi, in buona sostanza, per fare una sintesi, possiamo dire che l'Iran considera l'Afghanistan come una sua provincia orientale provvisoriamente separata. D'altra parte, Afghanistan e Iran e Persia sono stati lo stesso paese per molto tempo. Quindi hanno una storia e soprattutto una lingua comune. Vi ho detto che la lingua che viene parlata di più in Afghanistan è la stessa lingua che viene parlata in Iran e in Tagikistan. Il Pakistan, del conto suo, considera l'Afghanistan come una provincia occidentale provvisoriamente separata a causa di una storia comune, quella dell'impero Mughal, e di una religione comune che è l'Islam sunnita. Però la stessa cosa vale per l'India. Prendo questa citazione dal libro The Revenge of Geography di Robert Kaplan, che dice: quando gli indiani guardano le loro cartine del subcontinente, vedono l'Afghanistan e il Pakistan a nord-est, nord-ovest, proprio come vedono il Nepal, Bhutan e Bangladesh a nord-est, come parte della loro immediata sfera di influenza. Quindi per le elite indiane pensare non solo al Pakistan, ma anche all'Afghanistan come parte del giardino di casa dell'India è non solo naturale, ma anche storicamente giustificato. E ovviamente, siccome sia gli uni che gli altri considerano che l'Afghanistan è una loro provincia, gli uni sono gli iraniani, gli altri sono i pakistani e gli indiani, se vogliamo, è un motivo di conflitto, di rivalità tra l'India e il Pakistan. E può diventare un motivo di convergenza tra l'India e l'Iran, perché il Pakistan ovviamente confina con l'Afghanistan, mentre l'India non confina. Quindi l'India ha tutto interesse a che l'Afghanistan sia in mani ostili al Pakistan. Siamo pure. Allora, vi ho fatto un accenno alla progressione russa verso l'Oceano Indiano nel XIX secolo, e quello che viene chiamato The Great Game, il grande gioco, che in realtà è stato un conflitto mai diretto fra la Russia e la Gran Bretagna. Da una parte, come dico, avevamo la Russia che spingeva verso sud, e dall'altra parte c'era questa dominazione britannica in India, che quindi cercava di difendere per l'appunto l'India e cercava anche di impedire ai russi di raggiungere
i mari navigabili tutto l'anno, quindi di impedire alla Russia di diventare una grande potenza. Questo conflitto, c'è un libro che appunto si intitola The Great Game, il grande gioco di Hopkins, che invito tutti a leggere perché è anche molto interessante per capire quali sono i meccanismi della politica russa, che non c'è niente di nuovo in quello che Putin sta facendo. Se voi leggete questo libro, è proprio, fa parte della tradizione politica russa, fa parte della tradizione politica di un paese che è strutturalmente debole ma che gioca sulla scena internazionale come un paese forte. Questo conflitto è durato fino a tutto il XIX secolo, dicevo, fino a questo accordo nel 1893, il periodo in cui gli inglesi cominciano a preoccuparsi molto più dei tedeschi che dei russi, e quindi cominciano a chiudere degli accordi. Questo è il primo, seguirà un accordo sulla divisione di sfera di influenza dell'Iran, della Persia, sempre tra russi e britannici, e lo stesso anno ci sarà poi la famosa Entente Cordiale fra la Francia e la Gran Bretagna. Cioè, la Gran Bretagna si decide ad accordarsi con i suoi nemici storici, cioè la Francia e la Russia, in ordine, nel tentativo di rintuzzare l'espansionismo tedesco. Quando questo accordo viene firmato, la Gran Bretagna prende su di sé la responsabilità di disegnare i confini dell'Afghanistan. Se guardate quella carta che c'è in alto sulla destra, vedete che c'è una rappresentazione geografica dell'Afghanistan che non ricorda assolutamente quello che noi abbiamo in mente oggi, perché l'Afghanistan, come lo vediamo nei confini di oggi, è appunto un prodotto di questo accordo tra i russi e gli inglesi, e i confini furono disegnati da questo Lord Durand-Durand, non so come si possa pronunciare, che ha avuto questo colpo di genio dal punto di vista, ovviamente se vi mettete dal punto di vista di un colonizzatore britannico, di tracciare la linea di frontiera precisamente in mezzo alla zona abitata dai Pashtun. Quindi voi vedete nella cartina bassa, sulla destra, in arancione i territori abitati dai Pashtun e questa frontiera che passa proprio in mezzo. Quindi avete più di una metà dei Pashtun che esistono ora si trovano in Pakistan e un po' meno della metà si trovano in Afghanistan, in due paesi diversi. Ovviamente i Pashtun non hanno mai tenuto veramente conto di questa frontiera e sono sempre passati abbastanza tranquillamente da una parte e dall'altra, considerando la loro continuità etnica superiore alla continuità statale del Pakistan e dell'Afghanistan. Passiamo oltre. I Pashtun hanno però, dal punto di vista politico, hanno però alcuni Pashtun, non tutti, hanno però si sono organizzati per creare una patria Pashtun. E quindi voi vedete qui ci sono due rappresentazioni di questa patria Pashtun. Una è quella che prevede proprio l'unificazione dei territori abitati dai Pashtun, quella sulla sinistra, e l'altra che prevede l'unificazione di tutti i territori Pashtun più tutto il resto dell'Afghanistan, e quindi un territorio che arriva in entrambi i casi fino all'Oceano Indiano, cosa che non, l'Afghanistan, lo sbocco che l'Afghanistan non ha. Quindi esiste questo movimento irredentista Pashtun, che sostiene la creazione del Pashtunistan, e questo movimento irredentista, senza sorprese, è stato appoggiato non solo da Kabul, perché ovviamente significava una estensione territoriale dell'Afghanistan, ma anche da Nuova Delhi, cioè dall'India, che vedeva in questo movimento una diminuzione del Pakistan. Lo vedete molto bene nella cartina a fianco, in cui vedete che il Pakistan è ridotto a una striscia di territorio, praticamente sono due regioni, le altre vengono tutte prese, compreso il Baluchistan in fondo, che arriva sull'Oceano Indiano, che non ha niente a che vedere con il Pashtunistan, ma comunque è uno sbocco verso il mare, e dall'Unione Sovietica. Perché dall'Unione Sovietica? Perché se osservate la cartina dell'Unione Sovietica
più l'Afghanistan, più il Pashtunistan, vedete che l'Afghanistan era nella sfera di influenza sovietica. In questo modo i russi, grazie al ponte afgano, arriverebbero sull'Oceano Indiano. Quindi, ancora una volta, per i russi l'importanza fondamentale è quella di arrivare all'Oceano Indiano, qualunque sia la forma presa dall'impero russo. Quando c'è la partizione dell'India e nasce il Pakistan, l'Afghanistan non riconosce la frontiera del Pakistan. Dice che noi abbiamo fatto un accordo, anche se è stato un accordo che è stato imposto all'Afghanistan, però l'accordo era con l'impero inglese non c'è più, e noi quindi non riconosciamo la frontiera della linea di Ulan. Questo ha provocato delle frizioni finché nel 1973, quando ci fu un colpo di Stato che abolì la monarchia in Afghanistan e che di nuovo rilanciò le rivendicazioni Pashtun sulla regione Pashtun che sta in Afghanistan, il governo pakistano guidato da Ali Bhutto lancia una campagna di agitazione islamica per destabilizzare il governo afghano. Questo nel 1973. Questo è importante perché è l'inizio dell'uso dell'estremismo musulmano come arma politica, e chi ne fa uso è il Pakistan, che era molto diverso dal Pakistan che conosciamo adesso. Ali Bhutto era un politico che si presentava come un politico di sinistra, addirittura di estrema sinistra, e però non esita neanche un momento a servirsi dei gruppi più estremisti dell'islamismo contro il governo di Kabul. Proprio i gruppi più fondamentalisti, tenete conto, poi lo vedremo dopo, che in quel periodo in Afghanistan, particolarmente a Kabul, perché bisogna fare una netta distinzione tra Kabul e il resto dell'Afghanistan, c'era una vita piuttosto liberale, potremmo dire, adesso non vorrei esagerare con gli aggettivi, ma comunque liberale, nel senso che per esempio le ragazze dell'elite della città andavano, dell'elite afghana, andavano all'università, studiavano, poi vedrete delle fotografie, e questi islamisti avevano questa simpatica abitudine di andare a cercare le donne, le ragazze all'università e di tirare in faccia dell'acido, di sfigurarle per punirle tanto di essere all'università, in secondo luogo di non avere il capo coperto. Questi sono gli islamisti che vengono scelti dal Pakistan come loro strumento per destabilizzare il governo di Kabul. Giriamo pure. Allora, come anticipava Edoardo, l'Afghanistan, bisogna sapere, bisogna ricordarsi, avere ben presente che l'Afghanistan non è una nazione. Non è una nazione per tante ragioni, ma anche, ovviamente, io sono radicalmente opposto a quelli che fanno confusione tra nazione e etnia, ma da nessun punto di vista l'Afghanistan è una nazione, non ha un potere centrale riconosciuto da tutta la popolazione e da tutte le classi, da tutti i gruppi, e poi è diviso e frammentato in etnie, in tribù e in clan che sono perennemente in guerra tra di loro. Ovviamente queste rivalità sono state poi alimentate dall'esterno con l'aggiunta delle rivalità religiose. Diciamo che dal 1973 almeno, ma anche prima, c'è stato un tentativo di unificazione nazionale, poi se vogliamo ne parleremo nel dibattito, perché sennò qui non finiamo più. Comunque questo tentativo è stato sabotato e ancora oggi la divisione principale in Afghanistan è una divisione tribale e in parte anche religiosa. Quindi vedete che soltanto tra i Pashtun ci sono, allora se fate i conti, lì sono 90, 125, 200, più di 200 tribù all'interno tra i Pashtun. E fra queste tribù avete i Ghilzai e i Durrani, che sono le due tribù
più importanti perché si sono alternate al potere. I Durrani sono quelli che hanno tenuto il potere praticamente da sempre, dal 1747, quando nasce l'Afghanistan più o meno, al 1978. E sono quelli più ostili al Pakistan. I Ghilzai sono quelli più favorevoli al compromesso, prima con l'India e poi con il Pakistan. I Durrani sono i divisi tra quelli che vogliono fare il Pashtunistan e quelli no. Andiamo pure avanti, che ovviamente lì possiamo entrare in tutti i dettagli che volete, ma ovviamente possiamo andare avanti fino a stasera e non fa che confondere le idee. L'altro aspetto che bisogna tenere in considerazione, che è molto importante, è che l'Afghanistan non è sempre stato come lo conosciamo oggi. Allora vi ho messo qui alcune citazioni che vi danno un'idea, poi vi dirò dell'altro. La prima citazione è di Babur. Babur è il fondatore della dinastia Mughal, che aveva stabilito per l'appunto a Kabul la propria capitale, e lui scriveva in queste sue note, che sono rimaste famose: a Kabul si parlano circa 11 o 12 lingue, l'arabo, il persiano, il turco, il mogul, l'hindi, l'afghano, il pashai, il pajai, e va avanti, anche perché non so di che lingua sta parlando. Si possono trovare prodotti del Khorasan, di Rum, che sarebbe l'Europa, dell'Iraq e della Cina. Quindi la rappresentazione che lui dà della città di Kabul è di una città estremamente vivace, ricca, culturalmente plurale, che ovviamente non corrisponde assolutamente all'idea che abbiamo oggi. Questo all'epoca di Babur. Una più recente, stiamo parlando del XX secolo, è quella di Pietro Quaroni, che venne mandato come punizione dal regime a fare l'ambasciatore italiano a Kabul, e che scrive in questo suo libro Il mondo di un ambasciatore: di tutti i paesi musulmani in cui ho vissuto, l'Afghanistan è certo quello che è più sinceramente religioso, senza però ombra di fanatismo. Questo è importante perché evidentemente lui c'è stato un lungo periodo e non ha trovato nessun tipo di fanatismo. Citazione dello storico inglese Arnold Tombi nel 1960, parlava della valle di Helmand, una di queste valli di cui parlava anche Edoardo prima, e la definiva un pezzo di America inserito nel paesaggio afghano, da tanto che era sviluppata. Era una valle dove erano state costruite delle centrali idroelettriche e che si stava sviluppando enormemente, tra l'altro con capitali, in questo caso capitali americani. È una citazione di questo direttore del Center for Afghanistan Studies all'Università del Nebraska, che visse a Kabul tra il 64 e il 74, dice: Kabul era conosciuta come la Parigi dell'Asia centrale, uno dei posti più belli del mondo. E la figlia di un pastore metodista d'Arizona che abitava lì nel 1967 ricorda gli abitanti di Kabul come sempre gentili e disponibili. Giriamo perché c'è ancora altro su questo periodo qua, il periodo prima dello scoppio della guerra del 1979. Questo viene ricordato da un afghano in un articolo pubblicato su Foreign Policy nel maggio del 2010. Dice: mezzo secolo fa le donne afghane, come vi dicevo prima, potevano diventare medici, uomini e donne frequentavano insieme i cinema, il campus dell'Università di Kabul. E ancora un articolo uscito sul New York Times nel 2009 ricorda che le donne afghane non solo andavano all'Università di Kabul, ma ci andavano in minigonna, e quindi là vi ho messo le fotografie che testimoniano di questo periodo. Qui stiamo parlando degli inizi degli anni 70. Io ad Asti, all'inizio degli anni 70, tante donne con la minigonna non le ho viste, quindi Asti era più arretrata di Kabul all'epoca. Questa era la situazione che esisteva prima della guerra. Giriamo, perché appunto vi ho detto del colpo di Stato del 1973 che trasforma il paese da monarchia a repubblica, un periodo in cui si tenta di organizzare, di nazionalizzare, di creare veramente uno Stato unitario
in Afghanistan. Nel 1978 c'è un altro colpo di Stato, questa volta ispirato dall'Unione Sovietica. Cioè, in realtà è più complessa la storia, perché il tentativo di unificare l'Afghanistan passa attraverso l'esercito. Il primo ministro dell'epoca trova una soluzione, cioè ha un'idea per creare questo sentimento unitario, che è quello di mandare i soldati a prepararsi, a formarsi nelle repubbliche asiatiche dell'Unione Sovietica. Qual è lo scopo di questo? Due scopi. Uno è quello di mettere insieme soldati di tutte le etnie, di tutti i gruppi, di tutte le tribù e di tutte le religioni, in modo da dargli una prospettiva comune, che è quella di servire il proprio paese in armi. L'altra è quella di far vedere che ci sono dei paesi musulmani che possono essere sviluppati. Ovviamente l'Unione Sovietica non era un paese particolarmente sviluppato, ma rispetto all'Afghanistan era un paese di una modernità straordinaria, e quindi le repubbliche dell'Asia centrale erano delle repubbliche musulmane. E quindi questi soldati andavano, si formavano sotto il controllo dell'Unione Sovietica, ma lo scopo appunto era quello che dicevo prima. Prendono talmente tanta importanza, erano un po' il fulcro intorno a cui l'idea era di far nascere questa nazione, questo stato-nazione afghano, prendono talmente tanta importanza che nel 1978 i russi li usano, visto che erano stati preparati dai russi, li usano per organizzare un colpo di Stato pro-russo. Ora, l'Afghanistan era praticamente un paese amico della Russia fin dalla terza guerra con la Gran Bretagna nel 1919, però per tutto il periodo che va fino al 1978, particolarmente dopo la Seconda Guerra Mondiale fino al 1978, ha sempre cercato di barcamenarsi, di prendere soldi sia dagli americani che dai russi. Questo colpo di Stato porta l'Afghanistan dalla parte dell'Unione Sovietica decisamente, ma continua questo processo di tentativo di modernizzazione, di nazionalizzazione. Allora, questo governo che prende il potere nel 78 cancella i debiti dei contadini, abolisce l'usura, distribuisce le terre a 200.000 famiglie contadine, abolisce i matrimoni e la vendita dei bambini, apre nuove scuole e decreta le ostruzioni obbligatorie per le bambine. Al punto che un giornalista del New York Times, che scrive il 18 maggio del 79, dice: nelle campagne afghane sono probabilmente cambiate più cose in quest'ultimo anno che nei due secoli precedenti. Quindi c'è un grande salto in avanti. Altri commenti di questo periodo, ho scelto dei commenti presi da giornali che sicuramente non erano favorevoli all'Unione Sovietica, soprattutto nel 79. The Economist dice: nessuna limitazione è stata imposta alla pratica religiosa, quindi non c'era l'ateismo di Stato, per dire. Ancora New York Times, sempre aprile del 79, la questione religiosa è utilizzata in realtà da certi afghani che si oppongono soprattutto alla riforma agraria, cioè alla distribuzione delle terre ai contadini del presidente Taraki, e agli altri cambiamenti di questa società feudale. Newsweek, sempre aprile del 79, molti clerici musulmani erano in realtà ricchi proprietari terrieri, quindi si capisce perché usavano la religione contro. E poi ancora la BBC, qui siamo già al momento in cui i russi sono già entrati in Afghanistan, però la BBC, anche questa non sospetta di simpatie per l'Unione Sovietica, dice: i ribelli affermavano di combattere per conservare il loro sistema feudale e impedire le riforme di sinistra del governo di Kabul, considerate anti-islamiche. Quindi c'era questa relazione tra le riforme e l'Islam. Quindi c'era un tentativo di modernizzazione in corso. Questo tentativo viene stroncato dalla guerra che scoppia appunto a seguito all'invasione del dicembre 1979 da parte dell'Unione Sovietica. Però l'invasione dell'Unione Sovietica è solo l'ultima tappa di un processo in cui
altri si sono avvicendati a cercare di destabilizzare l'Afghanistan. Aveva cominciato il Pakistan nel 73, ve l'avevo detto. Nel 1979 si aggiunge l'Iran. L'Iran ha appena compiuto la sua rivoluzione, vuole esportare la rivoluzione islamica e in particolare punta alla provincia separata dell'Afghanistan. L'idea sarebbe di fare con un colpo solo prendere due piccioni con una fava e quindi riconquistare la provincia separata dell'Afghanistan e esportare la rivoluzione islamica. Nell'estate del 79, quindi siamo a 5 mesi prima dell'invasione sovietica, si aggiungono gli Stati Uniti con una strategia ben precisa, che è la strategia di Brzezinski, che era all'epoca il consigliere della sicurezza nazionale del presidente Carter, che vuole sfruttare proprio, ovviamente la vittoria degli Ayatollah in Iran è una grande sconfitta per gli Stati Uniti, però lui vede l'aspetto positivo, che è quello di sfruttare la popolarità presa dagli Ayatollah per usare l'Islam politico in Afghanistan contro l'Unione Sovietica. E questo poi Brzezinski lo ha detto apertamente in un'intervista pubblicata dal Nouvel Observateur nel gennaio del 98. In questa intervista Brzezinski dice: secondo la versione ufficiale della storia, l'aiuto della CIA ai Mujahideen è cominciato durante il 1980. Ma in realtà è il 3 luglio 1979, quindi fate attenzione, 3 luglio 1979 significa 6 mesi quasi prima dell'invasione russa, che il presidente Carter ha firmato la prima direttiva sull'assistenza clandestina agli oppositori del regime pro-sovietico di Kabul. Quel giorno ho scritto una nota al presidente nella quale gli spiegavo che secondo me questo aiuto avrebbe portato con sé un intervento militare dei sovietici. Allora, è abbastanza interessante, perché ovviamente Carter non è il tipo da aver preso una decisione del genere, tanto più che era ancora molto combattuto in seguito alla rivoluzione iraniana. Quindi l'autore di questa operazione è lo stesso Brzezinski, che conclude in quel periodo, formula questo concetto, che è il concetto chiave: dare ai russi il loro Vietnam, cioè costringere i russi ad avere lo stesso tipo di sconfitta e di umiliazione che noi americani abbiamo subito in Vietnam. Voi vedete questa fotografia, questo lo potete trovare su YouTube, c'è un filmato in cui lo vedete scendere da un elicottero alla frontiera tra il Pakistan e l'Afghanistan, in cui si rivolge a un gruppo di Mujahideen e dice precisamente questa frase, che parla per 3 minuti, non di più. Dice: your cause is right, God is on your side. La vostra causa è giusta, Dio è dalla vostra parte. Quindi è proprio un amo che viene gettato per trascinare i russi nella guerra, per provocare l'intervento russo, e la Russia morde all'amo, nonostante aver resistito per alcuni mesi alle richieste del governo afghano di intervenire, però alla fine dell'anno interviene. E in questa guerra i Mujahideen sono sostenuti dagli Stati Uniti, dall'Arabia Saudita, dal Pakistan, dall'Egitto e dalla Cina, però è il Pakistan che distribuisce i soldi e le armi, e quindi il Pakistan che decide a chi darli. E il Pakistan naturalmente cerca di darli ai gruppi favorevoli, e quindi ai gruppi più estremi nella guerriglia. Questo tra l'altro apre un capitolo che è molto poco conosciuto, ed è che molti di questi ribelli islamisti attaccano molto più volentieri gli altri gruppi di Mujahideen, gli altri gruppi di opposizione, perché non obbediscono alle regole dettate dall'Afghanistan, quindi ovviamente usando delle giustificazioni religiose, sarebbe: loro sono meno musulmani di noi e quindi abbiamo il diritto di massacrarli. E quindi ci sono molti attacchi, non solo contro i sovietici, contro i militari dell'esercito afghano, ma anche contro
gli altri gruppi di opposizione, che sono a volte anche dei gruppi liberali o anche dei gruppi di sinistra non legati all'Unione Sovietica. Per esempio, c'erano dei gruppi maoisti in un momento in cui la Cina era sul piede di guerra con l'Unione Sovietica, e questi gruppi non partecipavano alla guerriglia contro il governo centrale, e ovviamente sono stati sradicati violentemente dall'attacco militare dei Mujahideen sostenuti dal Pakistan. Passiamo oltre, io fra un po' vi chiederò di poter accendere le luci, perché qui io sono praticamente al buio, ma comunque per il momento vado avanti. Poi quando non mi vedrete più accendo le luci. Oddio, non che sia importante vedermi, ma comunque. Quindi, per tornare all'importanza per la Russia, io ho già fatto vedere questa cartina, l'Afghanistan è un piede nella porta dell'Oceano Indiano, e che è importante per le ragioni che vi dicevo. Per gli Stati Uniti è proprio quello che bisogna evitare, come per gli inglesi un secolo prima, per gli Stati Uniti un secolo dopo, bisogna evitare che i russi arrivino all'oceano Indiano. E bisogna evitare che i russi prendano troppa importanza, anche perché gli americani hanno appena perso la loro componente più importante, la componente più importante del loro sistema di presenza nel Golfo e Medio Oriente, nell'Oceano Indiano, che era l'Iran, per l'appunto, che esce dalla sfera di influenza americana, e quindi l'idea era che sarebbe potuto passare alla sfera di influenza russa, quindi bisognava assolutamente evitare che questo succedesse. Quindi questo spiega l'impegno degli americani in questa guerra, e perché è stato così intenso questo impegno. Ci siamo pure. Quindi io qui ho cercato di riassumere quali erano gli interessi degli uni e degli altri. Gli iraniani hanno appena compiuto questa rivoluzione anti-americana, hanno delle mire sul mondo musulmano e sull'Afghanistan in generale, e vogliono chiaramente far capire che il fatto di essersi sganciati dagli americani non significa che entrano nella sfera di influenza russa, che era un po' quello che pensavano tutti in quel periodo. E quindi c'è questo sostegno poi vedremo un po' nel dettaglio. I russi, quello che vi ho detto, a cui bisogna aggiungere anche l'idea che ovviamente i russi avevano anche loro di poter sostituire gli americani nella influenza sull'Iran. I pakistani temono un asse tra l'Unione Sovietica, l'Iran, l'Afghanistan e l'India, e quindi sono ultra interessati. Per il Pakistan è una questione di vita e di morte. I cinesi vogliono impedire a ogni costo ai russi di poter prendere piede in Afghanistan, perché questo significherebbe un rafforzamento dei russi in un momento, come vi dicevo, in cui i cinesi e i russi sono su piedi di guerra. Di fatto fanno anche una guerra fra di loro, anche se è una guerra per interposta persona, perché nel 1979, per appunto, la Cina invade il Vietnam, che era sfera di influenza russa. Gli indiani vogliono impedire a ogni costo che l'Afghanistan cada sotto l'influenza pakistana, che è la preoccupazione che hanno ancora oggi. Da fuori intervengono gli americani, che vogliono impedire ai russi di prendere piede in Afghanistan e impedire ogni influenza russa sull'Iran. Ripeto, la strategia degli americani è di usare l'Islam contro i russi. Quindi quando noi parliamo dell'Islam politico, dobbiamo ricordarci che dopo i pakistani, in ordine di responsabilità nell'uso dell'Islam politico, ci sono gli americani. Passiamo oltre. Ecco, qui ho fatto un altro tipo di riassunto, di nuovo, perché ho messo anche altri protagonisti, come l'Arabia Saudita, per esempio, che che è molto ostile a questa rivoluzione islamica in Iran, perché fino a quel momento l'Arabia Saudita si era presentata come la rappresentante dei musulmani nel mondo, e l'Iran, con una rivoluzione popolare che è una rivoluzione anti-americana, gli ha soffiato questa leadership, e da allora nasce tra l'altro questa ostilità tra Iran e Arabia Saudita, che fino a quel momento erano stati dalla stessa parte della barricata della guerra fredda. L'Egitto non vuole perdere la sua influenza sul mondo arabo musulmano. Ricordatevi che siamo un anno dopo la firma del trattato di pace con Israele, con una condanna generalizzata dell'Egitto da parte del mondo arabo musulmano.
E al tempo stesso, ovviamente, l'Egitto paga un debito agli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti sono quelli che hanno permesso questo trattato di pace. E per la Cina, già detto, vuole indebolire l'Unione Sovietica, e per questo si ricordi la famosa frase di Deng Xiaoping a questo proposito, che dice: non importa se il gatto è bianco o nero, l'importante è che acchiappi il topo. Sarebbe ovviamente l'Unione Sovietica, e quindi la Cina è disposta ad allearsi anche con i Mujahideen piuttosto di indebolire l'Unione Sovietica. Andiamo pure avanti. Alla fine di questa guerra, quando l'Unione Sovietica si ritira, gli americani escono dall'Afghanistan, abbandonano l'Afghanistan, segue una guerra civile che va dal 1988 fino al 1992. Il governo centrale continua a essere un governo filorusso, sostenuto dalla Russia, anche se non con la presenza militare diretta. Ci sono almeno 5 fazioni diverse di Mujahideen sostenute da potenze straniere che si fanno la guerra fra di loro. Se vogliamo fare una sintesi, possiamo dire che c'è una coalizione di forze tagiki, uzbeki e pashtun antipakistani contro pashtun pro-pakistani. Nel 1992, subito dopo il crollo, cioè proprio nei mesi successivi, nelle settimane successive alla scomparsa dell'Unione Sovietica, finiscono gli appoggi, i sostegni esterni al governo di Najibullah, che era appunto il governo pro-sovietico, e Najibullah cade e Kabul viene conquistata dalle fazioni anti-pakistane. Cioè per Pakistan è stato un impegno che dura dal 73, perso, perché non sono riusciti a tenere, a conquistare la città. Dopodiché qui si è perso un po' l'impaginazione, poi vediamo con Giovanna, ti do una versione finale io, così siamo sicuri che resta l'impaginazione giusta. C'è una terza guerra civile che comincia nel 1992 e finisce nel 1996, che è una guerra civile, questa volta di nuovo inventata dai pakistani, che mandano questi talibani, dal Pakistan all'Afghanistan. Chi sono i talebani? I talebani sono degli esuli afghani, esuli della guerra con l'Unione Sovietica, che si sono rifugiati in Pakistan e che sono essenzialmente rifugiati orfani di guerra, che vengono mandati nelle scuole coraniche. E gli viene insegnato esclusivamente che il Corano, sostanzialmente. Diventano delle pedine del Pakistan e vengono mandati a combattere contro il governo, che è un governo islamico, anche quello islamista, ma non sotto il controllo del Pakistan. I talebani invece sono sotto il controllo del Pakistan. E quindi nel 1996 entrano in Kabul, compiono dei massacri spaventosi, non ve li sto a raccontare perché poi dobbiamo andare a mangiare, e instaurano un regime basato sulla loro concezione della Sharia e sul codice d'onore Pashtun, vecchio di 2000 anni. A volte c'è molta confusione su questa Sharia, la gente non sa che cos'è la Sharia e pensa che sia quella, non lo so, io non sono un teologo musulmano, ma so che ci sono diverse versioni. E in questa viene mescolata alla cosiddetta legge islamica, viene mescolata questo codice d'onore che è molto più vecchio dell'Islam. Tra l'altro i talebani, in questo loro regime che dura 5 anni fino al 2001, offrono ospitalità a tutti i vecchi combattenti della guerra contro l'Unione Sovietica, che siccome gli avevano promesso che la vittoria era garantita da Dio, erano convinti che essendo Dio dalla loro parte avrebbero vinto dovunque, e quindi erano andati in giro per il mondo a esportare questa rivoluzione islamica, e ovviamente non erano riusciti ad attecchire da nessuna parte. Passiamo oltre, poi dopo questa diapositiva accendo le luci perché praticamente non vedo soltanto la luce dello schermo. Fra i vari gruppi che vengono ospitati dai talebani c'è questo finanziato dall'Arabia Saudita e coperto dai servizi segreti pakistani, che era stato usato dagli americani durante la guerra contro l'Unione Sovietica e che finirà per rivolgere le sue armi proprio contro gli americani.
Allora, è interessante tornare all'intervista a Brzezinski del 98, Nouvel Observateur, in cui il giornalista gli chiede: non rimpiange neanche di aver favorito l'integralismo islamico, di aver dato delle armi, dei consigli a futuri terroristi? E lui risponde: cos'è più importante alla luce della storia del mondo, i talebani o la caduta dell'impero sovietico, qualche esaltato islamista o la liberazione dell'Europa centrale alla fine della guerra fredda? Giornalista: qualche esaltato, ma lo si dice, lo si ripete, il fondamentalismo islamico rappresenta oggi una minaccia mondiale. Risposta di Brzezinski: sciocchezze. Questo è del 98, penso che 3 anni dopo Brzezinski avrebbe avuto difficoltà a definire sciocchezze gli esaltati musulmani di cui si parlava prima. Dopo gli attacchi dell'11 settembre, gli Stati Uniti portano la NATO, che la NATO, secondo il suo acronimo, sarebbe un'organizzazione, trattato di organizzazione dell'Atlantico del Nord, portano molto lontano dall'Atlantico del Nord, in guerra contro l'Afghanistan e proclamano la guerra al terrore. Ora, il risultato della guerra al terrore è proprio quello di moltiplicare il terrorismo. Se voi guardate questo grafico, avete gli attentati terroristici in Iraq e in Afghanistan dal 2001 in avanti, e vedete che è proprio l'intervento americano che provoca l'esplosione di questi attentati. Anche perché l'idea che siano andati a combattere il terrorismo lì è abbastanza bizzarra dopo l'11 settembre, perché tutti sapevano, lo si sapeva all'epoca, lo sapevano gli americani, poi hanno fatto delle indagini parlamentari e tutto, che hanno confermato che dietro gli attentati dell'11 settembre c'erano il Pakistan e l'Arabia Saudita. Quindi avrebbero dovuto al limite attaccare il Pakistan e l'Arabia Saudita, invece attaccano l'Afghanistan e dopo l'Iraq. Tra l'altro, questo attacco all'Afghanistan permette agli americani di mettere piede nelle regioni ex dell'Unione Sovietica, stabilendo le basi aeree nell'Uzbekistan e nel Kirghizistan, e quindi di insediarsi allo strategico crocevia tra Russia, Cina, Pakistan e Iran, quando ne parlavo prima. Proprio nel momento in cui siamo nel 2001, la Cina comincia la sua ascesa vertiginosa dopo essere stata messa nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, e quando in Europa si discute del pilastro europeo della NATO. Giriamo però, adesso mi fermo un attimo per aprire tutte le luci, perché sennò non vedo più niente. Arrivo, abbiate pazienza. Eccoci qua. Allora, dicevo che comincia questa avventura in Afghanistan, che era destinata al fallimento fin dall'inizio. E perché questo? Perché si basava su una premessa due volte sbagliata, che è la premessa del nation building, cioè della costruzione dello Stato. Perché è sbagliata? Perché già ignora quale sia la genesi reale degli stati e delle nazioni. E sicuramente uno Stato e una nazione, soprattutto una nazione, non può essere imposta dall'esterno, e per di più in un paese in cui non c'era nessun indizio di nazione. Ripeto che, come dicevo prima, chi ha il potere a Kabul non controlla la totalità del paese, controlla e non sempre grandi assi di comunicazione. Voi vedete in questa cartina sulla sinistra c'è le zone controllate dai russi durante i 10 anni in cui sono stati in Afghanistan. Sono quelle in arancione. Quindi c'è Kabul e ci sono grandi assi di circolazione. Tutto il resto era fuori controllo, perché sono fuori controllo le altre città, i villaggi, le zone rurali che restano sotto il controllo dei capi tribali, dei signori della guerra, dei signori della droga e a volte anche delle autorità religiose. La strategia delle forze di occupazione, sia russe che americane, in seguito è quella di comprare la fedeltà di questi capi locali, perché
Però il problema è che se voi mettete all'asta la fedeltà, ovviamente chi paga meglio se la compra, quindi non c'è mai stata la possibilità di tenersi degli alleati davvero. In più aggiungiamo che oltre alla premessa sbagliata della nation building c'è anche la premessa sbagliata perché l'ipotesi americana si basava, presumeva, il sostegno del Pakistan. Il Pakistan invece ha costantemente giocato la doppia carta, nel senso che appoggiava gli americani e appoggiava anche Bin Laden e Al-Qaeda. Non per niente Bin Laden era tranquillamente in quell'edificio che voi vedete che si trovava in Afghanistan e a pochi metri di distanza da una base militare pakistana, quindi insomma non passava propriamente inosservato. Passiamo. Lo stesso problema di mancato controllo della totalità del paese vale per i talebani, che non lo controllano, non lo controllano anche perché non sono un gruppo omogeneo, sono una confederazione di gruppi locali, ancora questi capi di cui vi parlavo prima, anche nel 2001, prima che arrivassero gli americani, controllavano formalmente l'85% del territorio, ma anche in quel caso solo le grandi città, le vie di comunicazione. Qui vi cito tre gruppi all'interno di quelli che si sono chiamati in maniera generica i talebani, che sono tre shura. Le shura sono dei consigli di anziani, diciamo così, che sono ostili fra di loro, hanno differenti fedeltà e sono anche in guerra fra di loro. E oltre a questo dobbiamo anche considerare che esistono altre etnie, altri gruppi etnoreligiosi che sono esclusi dalla gestione del potere, cioè il potere è gestito soltanto da questi Pashtun filo pakistani con delle sfumature diverse, mentre gli altri gruppi etnici, gli tagiki, gli uzbeki in particolare, e gli altri gruppi religiosi, gli Hazara, sciiti, sono esclusi dal potere. Giriamo. Grazie. Quali sono le conseguenze? È sparito Biden da quella figurina lì, pazienza comunque. Fate conto che in quella ellisse c'è Biden all'origine, che spiegava che dava delle spiegazioni delle ragioni per cui gli americani hanno abbandonato l'Afghanistan, perché l'interesse nazionale americano non è nel continuare a restare in Afghanistan e a spendere i soldi dei contribuenti in Afghanistan, e d'altra parte diceva che quello che i cinesi e i russi avrebbero voluto assolutamente era proprio che gli americani continuassero a sfinirsi in Afghanistan, quindi l'unico modo per fare l'interesse nazionale americano era di ritirarsi dall'Afghanistan. Però le conseguenze sono importanti, perché io qui ne ho citato alcuni, tutti i competitori, rivali, alleati, amici, tutto quello che volete, prendono atto del fatto che gli Stati Uniti sono incapaci di mantenere fede alle proprie promesse e sono incapaci di trattare i propri alleati col dovuto rispetto formale. Gli americani si sono ritirati senza dire niente a nessuno, hanno provocato addirittura la furiosa reazione degli inglesi, che è tutto dire. La NATO, che era ufficialmente impegnata, non erano gli americani, era la NATO che era ufficialmente impegnata in Afghanistan, subisce un colpo alla sua credibilità, perché ancora una volta si vede che la NATO sono gli americani, quello che decine gli americani coinvolge tutti gli altri paesi. Terza conseguenza, che tutti i paesi che contano sugli Stati Uniti per difendere dalle minacce più o meno prossime, e qui vi cito il Taiwan, Giappone, Corea del Sud, India, Sud-Est asiatico, Arabia Saudita e Giordania, devono necessariamente esplorare nuove opzioni, perché sanno che gli americani non necessariamente li difenderanno, perché possono anteporre la loro interesse nazionale, come ha fatto nel caso dell'Afghanistan. Sul piano regionale, ovviamente, una conseguenza più importante è che la Cina, la Russia, il Pakistan e l'Iran si sono precipitati a tentare di colmare il vuoto lasciato dal ritiro della NATO, e questo ritiro della NATO e ritiro degli americani provoca la più grande preoccupazione dell'India, che si sente minacciato ovviamente da questo Afghanistan pro-pakistano,
e tra l'altro con la Russia che passa dalla parte della Cina, che è doppio problema per lì. E dal punto di vista degli Stati Uniti, imboccano decisamente dopo averla annunciata nel 2013 la strategia del Pivot to Asia, adesso lo fanno in maniera più precisa, ma lo fanno con una credibilità diminuita, per le ragioni di qui sopra. E con questo credo che abbiamo finito la presentazione, è andata bene perché sono andata più rapida del previsto e quindi ditemi voi cosa devo fare, io sono a disposizione. Edoardo, se vuoi intervenire. Beh, grazie. È un problema talmente complicato, articolato, eccetera, che intervenire uno non sa da che prendere. Ma da quello che ha detto Mario, secondo me un dato primo che può venire fuori è che in realtà i tre imperi che si sono impegolati nell'Afghanistan ne sono usciti sconfitti perché sostanzialmente dell'Afghanistan a nessuno dei tre fregava qualcosa. Cioè sono intervenuti per altri motivi. Cioè gli inglesi sono intervenuti perché avevano più o meno paura che arrivasse l'orso russo ai confini del loro impero indiano, anche se poi in realtà sapevano che un grosso esercito russo difficilmente avrebbe potuto arrivare da quelle parti, anche per motivi di prestigio, insomma, mostrare la bandiera anche in quelle zone. I russi intervengono un po' per motivi espansionistici, ma anche un po' per paure, diciamo, chiamiamole difensive, cioè in fin dei conti era un regime che loro sponsorizzavano, quello che c'era in Afghanistan al momento, e quindi se crollava poteva essere un cattivo esempio per tutto il barcollante impero russo anche in Europa. Se c'è un alleato dobbiamo difenderlo e quindi entrano per quello. Gli americani, Dio solo sa perché sono entrati, l'ultimo dei motivi sensati era quello di sconfiggere il terrorismo, perché il terrorismo non c'ha una bandierina, un posto dove lo puoi colpire, dovevano fare qualcosa e probabilmente anche facevano un esperimento per vedere un po' come il mondo avrebbe reagito a quello che era il loro obiettivo vero l'anno successivo, cioè l'Iraq. E anche qui gli americani poi hanno enormi colpe, anche i sovietici, per carità, perché quei 10 anni in cui c'è stata la guerriglia hanno devastato l'Afghanistan in tutti i modi, forse 1 milione di morti, 4-5 milioni di profughi, eccetera. Quindi cioè, gli hanno dato un bel colpo a un paese già povero. Però gli americani per 10 anni hanno combattuto lì l'impero sovietico, senza forse neanche pensare a costruire un'elite afghana che in qualche modo fosse loro favorevole. Cioè, hanno finito per pagare chiunque combattesse i russi e basta, hanno fatto gli ufficiali pagatori praticamente. E dopo, quando sono entrati loro, appunto, ci sono entrati per vari motivi, anche qui molto il prestigio, dovevano fare qualcosa. Non sapevano neanche bene da che parte prendere, ma si sono appoggiati i signori della guerra locale, fondamentalmente. Per cui per 20 anni poi hanno di nuovo pagato un'elita afghana che si è intascata i soldi e non ha redistribuito assolutamente niente di quello che arrivava lì. E quindi fondamentalmente i tre imperi se ne sono andati perché non sapevano bene cosa ci stavano a fare lì, forse, cioè adesso un po' cinico e un po' sbrigativa forse la discussione, però l'Afghanistan è entrato in giochi grandi proprio perché in mezzo, come Mario ha ben detto, in mezzo all'Asia, in giochi grandissimi, quando le potenze entranti avevano altro da fare. Clamoroso il fatto che gli Stati Uniti, nel momento in cui si ritirano i russi, non se ne vadano anche loro, cioè non facciano il minimo tentativo per organizzare qualcosa lì dentro non gli interessava e anche adesso se ne vanno
e praticamente si tira giù una saracinesca, non interessa quasi. Sì, poi ci sono tutte le potenze regionali che hanno dei, diciamo, degli appetiti che si risvegliano, però nel grande gioco internazionale si è di nuovo chiuso una parentesi. È tragico, soprattutto per l'Afghanistan. Cioè, un po' di emozione per i pochi che riescono a prendere l'aereo e a venire via, e poi ce ne dimentichiamo tranquillamente. Brutto da dire. E con questo sarà meglio che stia zitto, perché se no intristisco troppo. Allora, io sono qui a rispondere alle domande, ai dubbi, alle obiezioni. Ho visto che qualcuno aveva fatto delle annotazioni, però mentre parlo non posso leggere le chat, quindi se c'è già qualche cosa di scritto rispondo volentieri, se no prego. Ci sono. Se volete fare il vostro intervento direttamente, Anna Maria e Silvia Sarzanini. Buonasera a tutti, volevo sempre ringraziare appunto della possibilità di sentire queste interessanti conferenze che diversamente io non potrei partecipare in presenza, e niente, per tutte le motivazioni che il professore ha esplicitato nell'interessante intervento, e quindi i giochi di potere contrapposti, in pratica comunque la divisione in tribù, il fatto del terrorismo islamico e del fondamentalismo islamico e quant'altro, nonché la guerra dell'oppio, dell'eroina, che sono uno dei maggiori proventi, sembra che non ci sia una soluzione, diciamo, come diceva anche l'altra persona prima, al dramma del popolo afghano, nel senso che la democrazia non si può chiaramente esportare, tantomeno con le armi. E adesso sono ritornati i talebani e sembra che, non lo so, una soluzione percorribile non mi pare ci possa essere in questo contesto geopolitico, anche economico, nonché religioso. Ecco, volevo appunto solo dire questo. Ringrazio tutti e buona serata. Beh, se volete dico giusto due cose, una cosa, non di più, perché sono d'accordo con questa valutazione. A parte che non è il mio mestiere di immaginare delle soluzioni, il mio mestiere è quello di fare delle analisi, ma comunque è vero che nella situazione attuale soluzioni non se ne vedono. Bisogna capire un po' qual è il tipo di coinvolgimento che possono avere i cinesi, molto meno i russi, perché i russi sono già scottati le dita, ma soprattutto i cinesi in questo gruppo, cinesi e gli iraniani, diciamo, in questo gruppo dei quattro che si è buttato nel vuoto, che si è stabilito lì. A quanto pare sono tutti pronti a riconoscere i talebani, il potere dei talebani, perché comunque questo gli permette a loro di entrare in Afghanistan, ovviamente non entrare come sono entrati i russi o gli americani con gli eserciti, perché sanno già come va a finire. Anche i russi lo sapevano come andava a finire, non è... gli americani no, perché gli americani non hanno mai studiato né la storia, né la geografia, né la cultura, niente, perché loro nel 79 erano ancora nella logica in cui facevano quello che volevano perché erano i più forti, e per questo che non hanno mai studiato la storia, la geografia e la cultura. I russi invece, siccome non sono i più forti, ma sono anzi i più deboli, hanno bisogno di conoscere bene la storia, la geografia e la cultura. Però anche in quel caso si sono fatti trascinare dentro a dispetto delle loro conoscenze, al punto che, questa è una cosa abbastanza paradossale che avevo visto all'epoca, è che avevano censurato un testo di Friedrich Engels, che era un testo relativo alla guerra degli inglesi in Afghanistan, in cui Engels, da un punto di vista militare, perché sapete che Engels era uno specialista di questioni militari, dice che andare in Afghanistan è un suicidio, andare a fare una guerra in Afghanistan è un suicidio. E loro, i russi, siamo all'epoca dell'Unione Sovietica, tolgono dalla circolazione questo testo perché non, ovviamente diventa immediatamente un testo di opposizione. Però lo sapevano gli americani, lo sanno i cinesi oggi,
Quindi tornare in quelle condizioni non si può. E allora evidentemente tutti adesso cercano di corteggiare i talebani e alla fine, come diceva anche Edoardo, non gliene frega niente della popolazione locale. Se loro il giorno adesso fanno le persone per bene, cioè dicono di fare le persone per bene. Però quando cominceranno di nuovo a sparare nella testa le donne adultere, glielo lasceranno fare come gli hanno lasciato fare tutti, perché comunque questo risponde a delle logiche politiche che non hanno nessun interesse, non dico per gli afghani, ma per gli esseri umani, perché se qualcuno avesse un minimo di interesse per gli esseri umani, quel tentativo andato malissimo, ma comunque il tentativo fatto di risolvere alcuni dei problemi storici dell'Afghanistan, fatto nel 78 e nel 79, avrebbe dovuto essere accolto con entusiasmo da tutti. Invece, che cosa hanno fatto? Gli hanno mandato i Mujahideen a costituire un governo che impedisse anche alle donne di uscire di casa. Quindi, questa è. Non vedo grandi prospettive in avanti. Come, se posso ancora intervenire, come diceva Manlio, cioè non è detto poi che i talebani riescano a controllare tutto il paese, Certo. perché sì, si può trattare anche con i talebani che in questo momento sono a Kabul, tutta la fascia nord, la fascia diciamo tagica, non è detto che sia controllata dai talebani. Magari se qualche signore della guerra che adesso ha fatto buon viso a cattivo gioco e sta più o meno dalla parte dei talebani e poi passa da un'altra parte, se gli conviene, se a qualcuno conviene pagarlo perché lo faccia, che bisogna vedere. Un elemento anche importante al quale è stato accennato è tutto il traffico dell'oppio. Quello probabilmente continuerà tranquillamente. In varie forme, in vari modi, e quello indubbiamente nell'economia afghana è diventato sempre più pesante anche come elemento. Certo che adesso sono venuti meno tanti soldi, che bene o male da quelle parti arrivavano, intercettati dall'elite, però ne arrivavano. Adesso i rubinetti si sono chiusi. Sulla questione dell'oppio, anche lì sono una parola perché allora c'è ovviamente una questione di economia locale che dal punto di vista dei contadini conviene molto di più piantare papavere che altro perché si vende di più e meglio, quindi ci guadagna di più, ma il grande traffico è stato organizzato da tutti, comprese le forze di occupazione della NATO, perché ci sono forze di occupazione ufficiali e non ufficiali, perché poi ci sono state un sacco di compagnie. Adesso gli americani sono in partiti di incrociata contro i mercenari russi di Wagner, però anche loro avevano i loro mercenari, i francesi avevano i loro mercenari e così via, e questi mercenari venivano pagati essenzialmente con la partecipazione a questi traffici loschi. Quindi anche nell'epoca dei 20 anni di presenza della NATO, tutti questi problemi non sono stati risolti, al contrario, sono stati esacerbati. Si parla di più di 100.000 mercenari in Afghanistan, anche con parecchi morti, adesso non mi ricordo più, ma mi sembra che 2.000 o 3.000 di questi contractors, perché adesso non si chiamano più mercenari, hanno cambiato nome, però ne sono morti, il che vuol dire che erano dei bersagli anche, Ah, beh, certo. evidentemente, e devono averne combinate, diciamo, di tutti i colori. Su questo c'è stato molto silenzio, diciamo. Questo è inquietante. Ci sono ancora degli interventi, delle domande? Potete scriverle in chat. Io vorrei fare una domanda. Posso? Mi sentite? Sì. La scorsa settimana abbiamo avuto un intervento di Marco Aime sul Sahel e lui diceva che i cinesi stanno facendo un'operazione soft, ovvero
una sorta di colonizzazione attraverso l'agricoltura. Ad esempio, lui parlava, faceva l'esempio dell'agricoltura: affittano questi terreni per 99 anni e mandano dei coloni a lavorare la terra. E parlava per questa fascia africana di questo tipo di azione. Se non ho capito male, mi correggano quelli che erano presenti a questo incontro. E i cinesi nell'Afghanistan come stanno lavorando per affermare il loro dominio? Allora, io innanzitutto non ero presente a quella riunione, ma io sono particolarmente sensibile a questo uso molto arbitrario della parola colonizzazione e sono molto sensibile anche al fatto che i cinesi vengono isolati come se avessero scoperto per la prima volta come si fa a penetrare nei mercati degli altri paesi. I cinesi hanno una forza economica tale che comporta inevitabilmente la loro implicazione nella lotta per la conquista dei mercati, usano le stesse armi che sono state usate sempre da tutti, non è differente la penetrazione cinese e non ha niente a che vedere con la colonizzazione, perché la colonizzazione è proprio tutto un altro fenomeno, è conquistare un paese, dominarlo dall'esterno, abolire la classe dirigenti locali e sostituire, prendere il loro posto. Quindi non è colonizzazione e non è niente di nuovo. Detto questo, i cinesi ovviamente stanno partecipando alla lotta per la conquista dei mercati nel mondo molto attivamente. Ora, l'interesse che hanno per l'Afghanistan, secondo me, al di là di qualche risorsa naturale che si trova in Afghanistan, ma poca roba, è un interesse a carattere geostrategico essenzialmente. Allora, innanzitutto si tratta di occupare, non militarmente, intendiamoci, di avere un ruolo, ecco, diciamo così, di avere un ruolo in un territorio che i russi e gli americani non sono stati capaci di tenere e quindi, visto che i cinesi sono una potenza rivale degli americani e rivale dei russi, dimostrare di essere capaci di fare quello che gli americani e i russi non sono stati capaci da un punto di vista del loro prestigio internazionale è già un grande successo. Sarebbe già un grande successo, adesso non lo hanno ancora fatto. Però sto cercando di individuare quelli che possono essere gli interessi dei cinesi ad andare a occuparsi dell'Afghanistan. E in secondo luogo, appunto, si tratta quindi non solo di dimostrare che loro sono più bravi dei russi e degli americani, ma si tratta anche di stabilire una testa di ponte in una zona che, come abbiamo detto fin dall'inizio, è strategicamente importante, perché permette di essere al crocevia di rapporti che ci sono tra il Medio Oriente e l'India, tanto per dirne uno, tra la Russia e l'Oceano Indiano. Quindi è effettivamente ghiotto da un punto di vista della posizione strategica. Dopodiché io non credo che i cinesi siano così che facciano l'errore di arrivare con la loro presenza. Perché, quali sono, la domanda era, quali sono le caratteristiche che i cinesi hanno in più rispetto agli altri? Sicuramente il fatto di avere dei capitali pronti a essere investiti e anche dei capitali che possono essere anche non investiti, ma semplicemente spesi per risolvere alcuni problemi delle popolazioni locali che gli altri non sono in grado di risolvere, non vogliono risolvere perché non vogliono parlare con i talebani e così via. Ricordiamo che uno dei meccanismi di penetrazione dei cinesi nei mercati mondiali, a differenza di non solo dei paesi coloniali, non ne parliamo neanche, ma anche a differenza di molti paesi imperialisti, è stata quella di arrivare e creare delle infrastrutture, quindi di mostrarsi, come dire, sensibili alle necessità delle popolazioni locali. I cinesi sono arrivati, hanno costruito fabbriche, strade, ferrovie, scuole, ospedali, dappertutto dove hanno fatto gli investimenti si sono presentati con questa carta da visita, con questi investimenti che sono stati immediatamente utilizzati dalla popolazione. Questo ovviamente per ringraziarsi la popolazione. E quindi potrebbero ripetere tranquillamente questo schema
in Afghanistan portando dei soldi e creando delle infrastrutture che sono utili alla popolazione afghana, in particolare adesso, come diceva Edoardo, adesso tutta una serie di fonti di finanziamento che non erano dei finanziamenti perché erano dei soldi buttati così un po' alla Sanfasò, però comunque erano soldi, non arrivano più. E quindi i cinesi hanno la possibilità, la capacità, volendo, di fare arrivare. Bisogna vedere quanto e come. Questo, attenzione però, è quello che voglio dire, non è che i cinesi sono più sensibili ai bisogni delle popolazioni locali di altri, è che sono più furbi, perché fanno finta di essere sensibili e danno alle popolazioni locali dei risultati pratici, delle condizioni pratiche, delle infrastrutture, che mostrano a queste popolazioni che i cinesi, a differenza di quanto potevano fare i francesi, gli inglesi, gli americani, sono attenti alla situazione, alle condizioni della popolazione locale. Quindi sono più, hanno imparato, se non altro, hanno imparato dagli errori degli altri. Poi sono anche loro molto, commettono degli errori, delle imprudenze, delle grossolanità che fanno sì che siano visti con antipatia, però comunque si presentano con una carta da visita, ma più interessante, più appetibile per le popolazioni locali. Questo è un po' il quadro. Grazie, la mia è stata, c'è cioè un'interpretazione, Aime non ha parlato di colonialismo, sono io che ho utilizzato questo termine, però grazie per la lettura che hai fatto. Mi sembra che Luca Nibaldi debba fare una domanda. Buonasera a tutti. Sì, Buonasera. mi stavo domandando semplicemente qual era stato, visto che ci sono, diciamo, stati analizzati, sono stati elencati in questa analisi gli interessi delle varie potenze, dei vari paesi che sono intervenuti, soprattutto nell'ultimo ventennio in Afghanistan. Qual è stato il ruolo dell'Italia, del nostro paese e quale potrebbe essere il ruolo insomma, potrebbe avere adesso in questo vuoto che si è creato con l'abbandono da parte degli Stati Uniti alla fine di agosto. Grazie. Beh, io non credo che l'Italia abbia avuto un ruolo particolare e soprattutto non credo che po possa avere un ruolo particolare. L'Italia ha seguito la NATO, ha fatto quello che competeva l'Italia in quanto paese membro della NATO, ha avuto anche il suo carico di morti e basta. Non c'è un'iniziativa italiana, non c'è mai stata un'iniziativa italiana dall'epoca dell'invasione dell'Afghanistan da parte dei russi. L'Italia ha seguito gli Stati Uniti, ha fatto quello che veniva detto dagli Stati Uniti. Se vi ricordate, adesso io mi ricordo perché sono vecchio, ma comunque alle Olimpiadi del 1980 c'è stata tutta una serie di paesi che ha boicottato le Olimpiadi che si svolgevano a Mosca come protesta contro l'invasione in Afghanistan. L'Italia l'ha fatto, se mi ricordo bene, in maniera un po' più furba, un po' più italiana degli altri, nel senso che ha mandato degli atleti italiani senza presentarli con la bandiera italiana, però comunque il concetto è lo stesso. E quindi la storia è quella. Oggi come oggi, poi non vedo proprio come l'Italia possa avere un ruolo attivo. Ci possono essere ruoli di alcuni organismi, di alcune associazioni, di questi e di questi altri, ma non vedo come, insomma, l'Italia in quanto paese possa avere un ruolo in questa questione. Oltretutto l'Italia adesso fa parte dell'Unione Europea, quindi se ci sono delle iniziative, le iniziative vengono presentate come iniziative dell'Unione Europea. In generale c'è una certa disciplina in questo. Solo la Francia va sempre avanti per conto suo, se ne frega del resto dell'Unione Europea, ma gli altri paesi di solito cercano di non staccarsi troppo. Vabbè, la Polonia ovviamente o i tre paesi baltici, tutte le volte che è questione della Russia, anche loro se ne vanno per i fatti loro, però per l'Italia francamente non lo vedo adesso, perché questo non vuol dire che poi la situazione non cambi in futuro, perché è abbastanza evidente che l'Italia appartiene al fronte debole dell'Unione Europea, nel senso che
Mentre l'Unione Europea sta cercando di definire una sua politica estera, l'Italia, come al solito, fa un po' l'allievo indisciplinato. In Italia c'è una forte tendenza pro-cinese, che tra l'altro era compattamente al governo che è uscito dalle elezioni del 2018, scusate, mi sono perso 20 anni. E questo indebolisce ovviamente la posizione dell'Italia non solo all'interno dell'Unione Europea, ma anche nel cosiddetto fronte dei paesi occidentali, perché è l'anello debole, una volta di più l'anello debole di di questo fronte. Quindi questo è tutto quello che posso dire. In generale non penso che l'Italia giochi un ruolo importante nelle relazioni internazionali, e quindi in modo particolare in questa questione qua. Grazie. Ci sono ancora domande? Prego, non fatevi scrupoli, qua sono. Boh, vedo che non ci sono più domande. Edoardo, se vuoi concludere tu. No. Siamo anche dei problemi connessi. Allora, niente. Beh, innanzitutto ringrazio Mario per l'intervento. Un'ora e mezza molto densa e complessa, ovviamente, è stata. Però senz'altro chiaro. Per l'Italia 53 morti, 8 miliardi e mezzo più o meno malcontati spesi in 20 anni non è stato un peso leggero. Questa indubbiamente è una nostra colpa, nel senso che, come giustamente diceva Mario, non contiamo niente, però ci siamo e spendiamo e facciamo anche ammazzare qualcuno. Su questo forse bisognerebbe riflettere, cioè è vero che facciamo parte della NATO, se la NATO va da qualche parte dobbiamo andarci, ma è un po' dura spiegare perché la NATO, che si dovrebbe occupare di Nord Atlantico, sia finita in Afghanistan, e quindi magari in qualche caso, insomma, puntare un pochettino i piedi forse non sarebbe male, o cercare di ragionare in modo un pochino autonomo. Il risultato, anche italiano ovviamente, è stato catastrofico. Con questo, io direi che davvero me ne sto zitto. Se qualcun altro vuole fare domande, ben volentieri. Per me direi che basta così. Abbiamo zittito tutti. No, ma io aspetto solo i vostri ordini, sono qui per... No. Mario, ci hai fatto una lezione proprio accademica sull'Afghanistan. Io ho partecipato già a tantissimi incontri e devo dire che ogni volta scopro delle cose nuove e a me sconosciute, e sempre di più capisco che è una questione di lana caprina dalla quale non so come faranno o faremo, perché poi è una cosa che ci coinvolge tutti, perché anche noi, ad esempio, nel nostro piccolo abbiamo cercato di contribuire non a risolvere, ma aiutare il popolo afghano accogliendo una famiglia, che è davvero poca cosa rispetto ai problemi che ci sono in quel paese. Però mi richiamo una delle conclusioni di Bitani, che il comune di San Damiano, qui c'è Ilaria Maccagno del comune di San Damiano, appunto hanno ospitato nella sala consigliare qualche settimana fa. Anche lui ci ha narrato una situazione davvero catastrofica e dalla quale sembra difficile uscirne, però ci ha dato un piccolo spiraglio, che è quello dell'accoglienza. Cosa possiamo fare noi in Italia, noi poveri mortali, accogliere ad esempio queste famiglie, che è davvero poca cosa, però è l'unica cosa che davvero si può fare
perché entrare in questi giochi politici per noi umani, piccoli omini, è davvero difficile. E tu ci hai aiutato a chiarire, tra virgolette, anche quello che è il progresso, perché spesso si sente parlare di quello che sta succedendo oggi e non avevo mai sentito una narrazione così approfondita rispetto a ciò che ha portato alla situazione attuale. E per questo ti ringrazio a nome dell'Associazione Museo, del Polo e di tutti quelli che hanno voluto ascoltarti. La registrazione di questo incontro ci sarà messa online, come tutte le altre, anche le tue che hai voluto concederci nel corso di questi ultimi anni. Tra l'altro, ripeto sempre, tu presti la tua opera intellettuale gratuitamente per noi e di questo ti ringraziamo. Ho avuto una bottiglia di grappa l'ultima volta. ma ti manderemo anche una cassa di vino quando tornerai in Italia, ma non so se riuscirai a trasportarla in Francia, te la dovrai fare tutta d'asta. No, però la grappa lo sono riuscito, quindi se avete un'altra bottiglia. Va bene, allora se abbiamo altra grappa, ti procureremo altra grappa, ti paghiamo in grappa. Ti ringraziamo proprio dal profondo del cuore anche per questa tua disponibilità e non è così facile trovare persone che del tuo livello, tra virgolette, sei un geopolitico quotato, prestino la loro opera intellettuale gratuitamente. No, vengo qui apposta per sentirmi dire che sono un geopolitico quotato perché non lo sapevo. per noi sei il top del geopolitico, quindi sei il nostro guru geopolitico. Ti abbiamo conosciuto grazie a Edoardo Angelino, ad Asti, e di lì si è aperta questo spiraglio sul mondo per capire certo. Davvero bene, meglio il mondo. Ringraziamo anche Edoardo Angelino perché anche lui presta la sua opera gratuitamente al nostro progetto, senza un progetto di resistenza. Grazie, buonasera. Allora, arrivederci. Grazie, alla prossima. Grazie a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera. Grazie a tutti, buonasera. Buonasera. Buonasera.